Più di 60 sindaci provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo, da Beirut a Zagabria e poi Istanbul, Sarajevo e la nostra Lampedusa. Il tema, urgente mai come adesso, è quello della pace. Lo sguardo e il cuore dei sindaci è rivolto all'Ucraina, a quello che sta accadendo in queste ore. Proprio da Palazzo Vecchio si leva un forte appello a fermare le armi. Si interrompano immediatamente i conflitti e perché si dia voce alla diplomazia e si apra immediatamente un negoziato per la pace a oltranza. È quello che hanno chiesto tutti i sindaci questa mattina. Il sindaco di Sarajevo ha fatto commuovere tutti i presenti ricordando gli orrori della guerra. Dopo l'assedio di Sarajevo, il mondo e l'Europa dissero mai più. E invece sta accadendo di nuovo. Come sindaco di Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, voglio dire che siamo tutti vicini al popolo ucraino. Capiamo perfettamente quello che questi fratelli e sorelle stanno passando. Ci auguriamo che la comunità internazionale fermi questa nuova aggressione. In queste ore ci si aggrappa alla speranza. I sindaci del Mediterraneo, che in questi ultimi anni hanno assistito ad immani sciagure, chiedono alla comunità internazionale un maggior impegno alla pace. C'è bisogno necessariamente che ci sia la pace. E quindi la dobbiamo gridare tutti insieme. Non può essere che grida una sola persona e poi tutti gli altri ogni tanto si ricordano che c'è bisogno di fare la pace.